il mio vlog in macchina, eh? Buongiorno ragazzi, ragazze, ragazzi, non so se c'è, non credo ci sia qualche ometto che mi segue, però io saluto sia maschi che femminucce. Oggi il tempo mi sembra da neve, è un po' bianco. Io sono andata a prendere mia sorella perché andiamo da Ikea e dovevamo andare tutti quanti insieme, anche con mio marito e i miei figli, ma praticamente oggi stavamo aspettando il corriere che ci consegna le capsule della Nespresso, e ci hanno dato come range di tempo dalle 11:30 alle 5:30. Quando ti danno questo orario così ti fregano, nel senso che comunque tu devi stare tutto il giorno a casa. E la volta precedente, stesso orario, sono venuti alle 5:30 in punto e quindi qualcuno doveva stare a casa, visto che domani a Parco Leonardo c'è l'inaugurazione del villaggio natalizio con tutti gli stand, tutte le bancarelle, tutti i prodotti tipici di Natale. Addirittura le bancarelle vengono tipo dall'Austria, quelle parti lì, quindi proprio mercati di Natale, quelli del nord, dove io sono già stata una volta e me ne sono pazzamente innamorata perché, cioè, una volta nella vita ci dovete andare. Il top sarebbe andarci tutti gli anni. Ma abitando a Milano si poteva tranquillamente fare. Mi ricordo avevo fatto il giro Innsbruck, Trento, Bolzano, un giro bellissimo, cioè sono dei posti meravigliosi, un freddo cane, però dei posti spettacolari. Ma da qua da Roma prendere in barca di ogni anno per andare ai mercatini di Natale è un po' improponibile. Pensate che ho detto a mio marito l'altro giorno, se lasciavamo, quando andiamo su a Milano dai miei, se lasciavamo i bambini da a mia mamma. E noi andavamo in giornata a Bolzano, soltanto che facendo soltanto praticamente dal 24 al 27 il tempo è veramente poco e quindi non avrebbe senso, cioè non ci mettiamo a fare questa spacchinata per la fine del Natale è finito. Lì è bello perché comunque puoi comprare tante cose natalizie, le decorazioni, cose particolari e quindi niente. E domani c'è l'inaugurazione del villaggio, quindi di Babbo Natale, e volevamo assolutamente andare con i bambini perché deve essere bellissimo. E quindi per forza di cose sono dovuta uscire da sola. Mio marito però mi ha detto, visto che tanto non abbiamo orario, nel senso che stasera mia sorella si ferma a cena da noi, perché mio cognato non c'è, ha detto venite, vai a prendere tua sorella, poi torni a casa e ci andiamo, aspettiamo che viene il corriere e poi massimo alle 5:30 usciamo e ci andiamo tutti quanti insieme da Ikea. Adesso lo propongo a mia sorella, però e vediamo, insomma. Per me non accetta, però glielo provo a chiedere e vediamo cosa mi dice. Mio marito mi ha detto magari ci mangiamo qualcosa fuori, tanto comunque non ci corre dietro nessuno. Effettivamente, però magari andandoci presto, sono le 2:30, andandoci presto non trovi traffico. Se invece ci vai alle 5:30 trovi traffico, cioè arrivi veramente che sono tipo le 7. È vero che è chiusa alle 10, però. Poi comunque tra una cosa e l'altra devi fare sempre tutte le cose di corsa alla fine, perché poi arrivi, che ne so, per le 6:30 così, una mezz'oretta, un'oretta al massimo devi dare da mangiare ai bambini, non è che fai, non li fai mangiare. E quindi comunque il giro è spezzato. Poi un conto è andarci da sola senza bambini, un conto è andarci con i bambini, con i bambini comunque con due passeggini è difficile, poi Damiano non vuole stare sul passeggino e quindi vuole scendere, ovviamente vuole vedere, vuole toccare, vuole fare, cioè non è così veloce il giro. Invece se noi ci andiamo adesso, in un paio d'ore io conto di essere a casa, poi magari ci possiamo fare una passeggiata tutti insieme all'aperto, io questo magari pensavo. Adesso vedo, ne parlo con mia sorella, vediamo cosa mi dice e poi lo faccio sapere a mio marito. Io dovrei avere nella borsa Lucidalabbra di cui vi parlavo l'altro giorno, vediamo se li riesco a trovare. A parte che me lo volevo, eccoli, farveli vedere quando sono a casa, no, eccoli qua, vedete, sono questi due colori, sono molto simili in realtà, sembrano. Ah no, vabbè, quello di destra è quello più nude e quello lì è tipo sul bordeaux, insomma sono completamente identici. Adesso me lo metto, sono veramente uguali. Ve lo metto giusto perché così almeno non ho portato il burro cacao, l'ho lasciato a casa. Io ho bisogno di sentire le labbra un po' morbide. Certo, quello non è proprio l'ideale perché ovviamente sto qua davanti c'è una lavatrice e sta viaggiando col portellone aperto. Vabbè,
Vabbè ragazzi, io sono arrivata, faccio lo scooter a mia sorella così scende. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Sto registrando. Mi scusa, ma quando parli? Stavo parlando insieme. No, vabbè. Io ho già fatto l'intro dall'altra volta. Dai, ma non fare le scuregge, che puzza! Questo non ce lo metterò, cretina, perché non è vero, sei tu che le fai. Ma guarda, se vuoi parlare te lo puoi girare. No, grazie. Dai. No. Dai. Non mi va. Voglio un po' di confidenza con la macchina fotografica. Ma no, guarda. Lei mi ha spiegato la strada perché non la so. Davvero? Cioè non me la ricordo mai. Per me è più semplice andare a Porta di Roma che anche a Anagnina. Ti devo fare. Perché che a Anagnina fanno cagare, lo so. Ma lì c'hai sotto mezzo biondo. Eh sì, sono i colpi di sole che sono usciti, no? Ma perché la tinta si è fatta da sola? No, ma... La nausea, mia sorella, forse è incinta. Ma che cinta? Sono stata giù in macchina. È proprio una cretina. Cioè, invece di tenermi compagnia, non dare queste false speranze. Allusioni. Invece di farmi compagnia, cosa faceva la stronza? Messaggiava alle sue colleghe. Alle mie colleghe. Alle sue colleghe, io non ho. No, io invece lavoro. Esatto. E quindi c'è. E oggi sono in vacanza. Yeah. E noi siamo ricche. Andiamo quello su. Qua non c'è nessuno. Wow. Wow, è bellissima quella stella. Sì, ma io se metto questa qua in casa devo uscire io, perché secondo me ho fatto tutta la casa. 43 metri quadrati di occhio. Oddio, scusa, ma dov'è il bagno? No, il bagno sta là dietro. Andare al bagno. Cioè, sono tipo le 6 e non so che. Le 6, boh. Tipo, ce l'ho qua. Cioè, sono le 6:30 e noi dalle 3 siamo usciti adesso, che è. Cioè, veramente questa cosa è sconvolgente. Però sono venuta apposta per comprare un sacco di cose. Ho comprato io. Sì, esatto, ho comprato tutto lei. Dopo a casa vi faccio vedere quello che ha comprato. Aspetta. La foto nel vlog. E... bravo che sia venuta. E niente, ha comprato un botto di roba, ha comprato pure i tappeti, ha comprato piumoni, un sacco di cose ha comprato. Oddio! Per la casa. Cose per la casa. Io ho comprato pochissimo. Hola. E io sono a casa di mia sorella e volevo farvi vedere le cose che abbiamo preso da Ikea. Comincio dalle sue, perché ho preso delle cose carine, magari possono esservi utili. Abbiamo trovato un sacco di traffico per tornare a casa, però siamo stati dentro 3 ore, come vi ho detto pure prima, e praticamente lei ha comprato il mondo, io poco e niente, anche perché volevo le decorazioni di Natale e alla fine in realtà non ho trovato nulla, cioè era tutto vuoto praticamente, tutto lo stand natalizio. Vabbè, inizio subito col farvi vedere che cosa ha comprato mia sorella. Ha comprato questo piumino per il letto matrimoniale, quindi il piumino classico da Ikea, quello poi da riempire, veramente da mettere dentro al sacco. Poi ha preso questo copripiumino di questa fantasia, è molto carino perché è bianco e blu, vedete che è fatto praticamente con tutti questi queste figure geometriche. Questa padella molto comoda, io ci faccio tutto, ci faccio risotti, tutto quanto. Ha preso questo, come si chiama, questo porta Scottex. Questo qua è un lenzuolo angolare beige semplice. E poi ha preso anche questo lenzuolo sempre angolare però blu. Una candela di queste qua standard, solite, i frutti rossi, buonissima, l'ho presa anch'io.
Poi ha comprato i sacchetti, quelli per la conservazione del cibo, da mettere anche in freezer. Poi questo porta tovaglioli, molto carino. Ha acquistato un altro copripiumino. Questo qua è sui tonni del grigio, con questi pois grandi che poi diventano un po' più piccoli salendo verso i cuscini. Molto carino anche questo. Ha preso questo portaformaggio con la grattugiera, questa parte più fina, e da questa parte con i fori più grandi. Ha preso questo frustino. Questa serie di praticamente pupazzi da mettere nelle mani. Queste così. Questo qua per far giocare mio figlio. Questo a forma di drago. Poi ha preso questo qua per le dita, il draghetto. Vedete? Mettete il dito così. Dito sempre questo qua a forma di cavallino. Lo scoiattolino. Fatto la ranocchia. Questo. Poi ha preso questa lampada da mettere, questo qua vedete con la molla, ok, lo metteva a fuoco, quindi ha preso questa lampada con la molla che ha il collo praticamente, che si può muovere in base all'esigenza. Il famoso piattino che penso che abbiamo tutti, portacandela, questo qua bellissimo, sempre bello. Ha preso questa pista per il trenino con tutti i pezzi componibili. Adesso vi faccio vedere il mio shopping d'IKEA, che è stato veramente piccolissimo, perché purtroppo non ho trovato le cose che stavo cercando, ovvero carta da regalo, sacchettini, i nastri, di tutto per fare i pacchetti regalo. Veramente era praticamente tutto svuotato. Sono sicuramente arrivata in ritardo, purtroppo, però vabbè, riprenderò altrove. Allora, ho preso, come sempre, per la mia grande fissa per i fazzoletti, questi fazzolettini bianchi con le stelline grigie, che trovo veramente carinissimi. Poi ho preso come si chiamano? Queste piccole candeline che io utilizzo per far sciogliere nel bruciaessenze le Yankee Candle. Poi ho preso queste tre, praticamente sono tipo delle candele, però vanno a LED da mettere sulla tavola. Hanno queste forme così fatte quasi a stellina, anzi no, a fiocco di neve. Sono di tre misure, una più piccola, una più grande e quella più grande ancora. Vedete, sono fatte così, poi quando le apro magari ve le faccio vedere meglio. Sono già comprensive delle tre batterie che servono all'interno, e queste praticamente io le ho pensate come da mettere sulla tavola quando ho gente, così almeno non sono pericolose per i bambini se le toccano. Poi ho preso questa bellissima candela, guardate il bicchiere come è decorato, ha tutte le decorazioni in rilievo. E il profumo, questo qua, è molto dolce, è ai biscotti di zenzero ed assomiglia tantissimo alla tartina Yankee Candle che vi ho fatto vedere forse nello scorso haul. E poi ho preso la stessa identica candela che ha preso mia sorella, questa qua è frutti rossi, buonissima. Poi ho preso, e tra l'altro l'ho dovuta togliere adesso dalla cucina perché ieri appena arrivata a casa l'ho voluta mettere subito, ho preso questo vaso praticamente con all'interno questo gancetto da appendere sì, amore, la pianta, da appendere al, come si chiama? Da mettere in cucina praticamente, e ho preso questa piantina semplice semplice, tutta verde, però rende veramente tantissimo, e basta, soltanto questo. È stato un piccolissimo shopping, come vi ho detto, ma non ho assolutamente trovato nulla di quello che cercavo. Vabbè, sarà per la prossima volta da IKEA. Un po' di vai!